Vero? Sì. E com'è andata? Bene, abbiamo vinto al terzo posto. Ma siete bravissimi allora. Ma tu con questo trucco? Devo gareggiare tra poco. Allora un grande in bocca al lupo. Dai, salutiamo anima e corpo. Ciao anima e corpo. Siete appena stati a ballare anche voi, vero? Sì. E com'è andata? Bene, bene. E allora mi sa che devo lasciarvi un po' riscaldare perché avete un'altra performance a breve. Salutiamo tutti. Ancora di più. Che dici, lo ripeteresti come esperienza? Certo, è una bella esperienza da rifare. Va bene, allora vi lascio, davvero questa volta. Ciao anima e corpo! Danza Italia, siamo qui al Teatro Mediterraneo, la quinta edizione del concorso Anima e Corpo, con una giuria prestigiosissima, il maestro Mosconi, il maestro Raffaele Paganini, il maestro Astolfi, e poniamo qualche domanda a questa giuria. Raffaele, l'interrogazione parte da te, sì. Sì, sei il primo interrogato. Allora, quest'anno come hai trovato l'organizzazione? Diciamo che l'organizzazione era più o meno come l'anno scorso, come l'anno prima, come gli anni precedenti, perché oramai loro sono talmente, vanno talmente veloci, sono talmente bravi che non hanno più problema. L'unico, se posso permettermi, l'unico problema è che è talmente lungo che iniziamo la mattina molto presto e finiamo la sera molto tardi. Ma questo non è un problema, se non fosse che noi ci rinvecilliamo un pochino, dopo un po', dopo 300 coreografie, 400 coreografie, ci guardiamo negli occhi e facciamo: oddio, aspetta un attimo, concentriamoci di nuovo, rifacciamo, prendiamo un caffè, perché sono veramente tante. Quello forse è il problema principale. Sono veramente tanti, grazie a Dio da una parte. Infatti anche positivo. Però per noi un po' gli occhi fanno un po' così. Avete notato qualcuno in particolare tra i ragazzi, tra i solisti, tra i gruppi che ha colpito? Beh, ci sono. Il piccolo e il giovane, la gente la bella pagina. Non sono veramente seri. Sono seri, no? Veramente. Cerchiamo di portare noi la cosa. Comunque ci sono state delle belle. Dei bei ragazzi, veramente. E speriamo di vederne ancora altri, perché adesso ci saranno dei solisti. E andiamo più su con l'età e speriamo di vedere più maturità, più professionalità e più di più. Ci aspettiamo di più. Giusto, sempre di più. E qualche consiglio da dare a questi giovani aspiranti danzatori, maestro? La prima è di chiedersi se veramente vogliono fare quello che fanno, perché spesso si crede di amare la danza, è una parola che tutti dicono, come però dicevo un mio collega, vorrei citare in questo senso, un saluto se vedrà, Mauro Bigonzetti, che diceva: tutti dicono di amare la danza, pochissimi amano il lavoro che la danza comporta. Sì, diciamo che quindi una volta che hanno capito veramente questo, allora poi possiamo andare avanti su tutta una serie di consigli vari a seconda delle nostre esperienze, eccetera. Però diciamo che va fatto, e io non consiglio neanche di finalizzarlo troppo, ma di farlo non per diventare qualcuno importante, bravo, ballerino, coreografo, eccetera, ma di farlo, come diceva un'altra citazione Forsyth, che lui diceva: io non cerco ballerini che vogliono danzare, ma danzatori che non possono non danzare. Condivido appieno tutto ciò che è stato detto, penso che siamo tutti d'accordo. Raffaele, cosa ne pensi? E non si può fare. Va bene, dai, adesso vi lasciamo, che so che siete impegnati e anche un po' allucinati da tutte queste performance. Vi ringrazio. Grazie a voi. Salutiamo anima e corpo, tutti quanti insieme. Ciao anima e corpo. Ciao anima e corpo. Ciao più corpo. She came to give it to you.